Negli ultimi 10 anni della mia vita, sostanzialmente mi occupo di cancer coaching. È un'attività che io personalmente ho portato in Italia perché è una professione che in America e in Canada funziona ed esiste sostanzialmente già da svariati anni. In Italia ancora non c'era nessuno e quindi ho portato questa professione dopo aver fatto ovviamente un percorso lungo e articolato su me stessa e ne ho capite veramente le potenzialità. Vengo io stessa da una patologia tumorale, in realtà ben due, perché ho avuto un cancro a 18 anni, un linfoma non Hodgkin, e poi ne ho avuto un altro, diciamo, all'età di 38. Quindi diciamo che alla fine che cosa ho fatto? Ho unito l'esperienza umana, quindi tutto sostanzialmente il mio bagaglio umano di crescita e di esperienza, ripeto, con la malattia, insieme a tutta una formazione specifica che ormai da 20 anni e più a questa parte ovviamente ho messo in campo. E quindi insomma negli ultimi anni mi sono occupata di seguire personalmente le donne che stavano attraversando la malattia per dare loro strumenti pratici ed efficaci per trasformare il dolore in opportunità e per far sì che loro sbloccassero sostanzialmente quelle che sono dinamiche intrinseche alla malattia per innanzitutto ovviamente migliorare la vita, ma ancora di più per andare comunque ad ottimizzare le percentuali di risoluzione, ok? E quindi cosa è successo? Successo che dopo anni e dopo l'esperienza pratica nel campo, quindi di lavoro diretto con le donne, mi sono resa conto che ovviamente non potevo fare tutto da sola, cioè nel senso che io ero già piena. E se volevo veramente far del bene a tante altre persone, avrei dovuto trasmettere i miei strumenti e il mio metodo a tante altre persone, in modo da creare effettivamente quello che si chiama, fra virgolette, in gergo tecnico, l'effetto valanga. E quindi, ecco che è nato sostanzialmente il master in coaching oncologico. Il master in coaching oncologico è innanzitutto non solo un master, ma è un progetto ed è un progetto veramente grande, perché io credo che veramente se supponiamo 200 professionisti, 200 persone che si occupano della relazione d'aiuto, sappiano veramente come interagire con il paziente, con la sua rete familiare, abbiano strumenti di cambiamento per migliorare la vita oltre la cura delle persone, capite bene quante persone veramente possiamo trasformare, quante persone possiamo aiutare, quante persone veramente svolteranno la loro vita nonostante abbiano vissuto o magari stiano vivendo una situazione drammatica. E quindi, ripeto, questo è un progetto veramente ambizioso perché io per anni mi sono resa conto anche quanto il paziente oncologico ha difficoltà nel trovare professionisti veramente capaci che comunque fanno la differenza con loro. E io stessa mi sono ritrovata in tantissime situazioni dove veramente non sapevo dove sbattere la testa. E quindi oggi, forte dei risultati che ho avuto con le donne, forte sostanzialmente del metodo che ho creato, veramente sono intenzionata a divulgare e a far conoscere il più possibile questo metodo per fare la differenza nella vita delle persone. E quindi ecco perché, ripeto, credo che tutti i professionisti della relazione d'aiuto possano veramente distinguersi da altri professionisti che magari sono nel loro settore, quindi magari ci possono essere naturopati che però specializzandosi in coaching oncologico possono veramente diventare capaci ed efficaci con loro, ma al tempo stesso, ripeto, distinguersi da tanti altri. Ci possono essere insegnanti di yoga, ci possono essere life coach, coloro che si occupano di yoga della risata, terapeuti, medici, infermieri, farmacisti, cioè veramente sostanzialmente insomma ci possono essere tutte le professioni più varie ed eventuali, ma che ripeto si occupano comunque del benessere della persona e che con un percorso che è
formativo, e io ovviamente chiamo anche trasformativo, può veramente apprendere come diventare capace ed efficace e fare la differenza negli altri. Quindi questo, ripeto, è veramente, veramente insomma, quello che mi nasce dal cuore e quello che io sono veramente intenzionata a portare avanti. Ovviamente più siamo e meglio è, e quindi questo gruppo è nato proprio con questa volontà di trasmettervi già, diciamo, dei contenuti che fanno parte anche del master, anche se, come avete visto dalle regole, diciamo, della community, ovviamente non è, non riguarda il fatto di ovviamente di tutti i contenuti del master, ci saranno una parte, quindi ovviamente non sostituisce la formazione che noi faremo online durante il master, ma comunque vi darò tanti spunti e cercherò di aiutarvi nel momento in cui magari anche voi condividete situazioni oppure dubbi oppure domande in riferimento a come, ripeto, rivolgersi al paziente. Quindi tutto in relazione ovviamente a quello che è una comunicazione, una relazione e a quelle che sono ovviamente strategie di cambiamento, ok? Quindi detto questo, io diciamo che vi posso anche già dire, allora, un attimino quello che è, fra virgolette, un po' il programma del master, anche se a me non piace dare, fra virgolette, il programmino classico scritto, no? Fatto magari anche di belle parole, ma poi ovviamente interpretabili sempre in maniera soggettiva, perché sappiamo benissimo che ognuno di noi, insomma, ha la propria percezione e ha la propria realtà dei fatti. E quindi vi vado a raccontare. Ciao, non so chi c'è, ditemi, perché qui mi dà Facebook user, quindi non so, non ho idea di chi ci sia. Magari se mi firmate anche il commento mi fa molto piacere. Quindi quello che vi racconto in realtà oggi, che è proprio veramente il primo video di presentazione, è quello che sono, diciamo, i capisaldi del mio master, quelli che io, fra virgolette, chiamo i pilastri del programma. Poi, ripeto, i contenuti in realtà sono veramente tanti, il programma è veramente esteso, ma diciamo che questi sono i pilastri principali. Allora, innanzitutto il primo pilastro tratta tutta la parte, diciamo, delle convinzioni limitanti. Mi sono resa conto che anche i professionisti della relazione di aiuto, scusatemi, e quindi anche loro, nonostante hanno a che fare con pazienti ovviamente che soffrono, molto spesso hanno la convinzione limitante che la guarigione è solo guarigione del corpo. E quindi uno step fondamentale nel master che faccio è tutto un lavoro sulle convinzioni, che è un lavoro sulle convinzioni di quelle che noi abbiamo sulla salute, sulla malattia e sulla guarigione, per andare a comprendere in realtà che, allora, la guarigione è una guarigione a 360 gradi e non per forza solo guarigione del corpo. Quindi con questo step, con questo pilastro, si vanno a smantellare quelle che, ripeto, sono sempre delle convinzioni depotenzianti e che ci mettono in realtà in un senso di inadeguatezza, molto spesso anche in un senso di impotenza nei confronti di coloro che aiutiamo, perché vorremmo fare di più, ma comunque c'è una parte di cui in realtà la persona stessa si deve prendere la responsabilità di fare, ed è tutto quello che riguarda, diciamo, la guarigione mentale ed emotiva. Con questo pilastro tantissime donne in tutti questi anni, e ovviamente anche gli allievi del master, sono riuscite veramente a trasformare il dolore in opportunità, a vedere in realtà quello che c'è oltre alla malattia, cioè ciò che sostanzialmente la malattia può veramente insegnare, e possono andare ad abbassare anche la paura di morire, che è una paura molto molto ricorrente ovviamente nel paziente oncologico, perché anche qua in realtà noi abbiamo un imprinting e una formazione sostanzialmente dove il cancro è associato a morte. Questo ovviamente purtroppo è ancora presente, ok?
è purtroppo anche vero, ma comunque sia, allora riprendo anche una citazione di un libro meraviglioso che fra l'altro vi consiglio di leggere, Anatomia dello spirito di Caroline Mace, dove in realtà c'è questa frase forte, ma molto molto vera, dove si può morire anche guariti. Quindi tutto il lavoro, diciamo, è iniziale è sulle convinzioni. Poi ovviamente tratto tutta la parte della comunicazione e quindi tutta la comunicazione pragmatica, quello che crea sostanzialmente l'effetto placebo in coloro che ci ascoltano. E quindi allora quali sono le parole, quali sono i comportamenti da tenere nel momento giusto a seconda di chi abbiamo davanti. E qui ci tengo sempre a dire che allora non do il libretto delle istruzioni, perché in realtà non esiste un libretto delle istruzioni, ma è un processo sostanzialmente di comprensione delle convinzioni, delle emozioni, delle fasi della malattia, insomma, di tutto il mondo interiore che sta vivendo la persona davanti, in modo da rendere il professionista assolutamente capace e attento ai bisogni altrui. Quindi con questo pilastro anche si va veramente ad apprendere tutta la parte comunicativa che diventa una comunicazione, ripeto, pragmatica. Quindi con esercizi pratici anche faccio entrare proprio all'interno, diciamo, della comunicazione, quindi cosa significa sentire quando e cosa comunichiamo. E questo permette, ripeto, di fare un passaggio evolutivo, trasformativo già pazzesco in tutti coloro che fanno il master, perché comunque prima dobbiamo diventare consapevoli del nostro stile comunicativo. E poi come ultimo pilastro, ma non per importanza, c'è tutta la parte, diciamo, delle strategie di cambiamento. Quindi quali sono le strategie e gli strumenti da mettere in atto, sempre anche lì considerando quelli che sono i pensieri, quelle che sono le emozioni, le fasi della malattia, lo stato di consapevolezza della persona, se è nel vittimismo, se è nella prima fase della negazione, se è sostanzialmente già in un adattamento, ok? Quindi in quale fase è? Quindi tutte le strategie di cambiamento che, ripeto, in tutti questi anni con il mio metodo le donne hanno ottenuto assolutamente risultati. E poi di che cosa abbiamo bisogno sostanzialmente per uscire con un metodo veramente chiave in mano da mettere in atto, prima ovviamente sempre su noi stessi, poi con tutti i nostri pazienti, con i nostri clienti, con le persone che soffrono e che, ripeto, vogliamo veramente aiutare con una competenza e non solo con magari la nostra percezione e la nostra esperienza umana, ok? Perché l'esperienza umana conta assolutamente. Ma servono assolutamente competenze. E questo ve lo possono veramente confermare tutte le persone, insomma, che hanno fatto già il master. Quindi chiedete anche a loro, non siate timide all'interno del gruppo, perché comunque, ripeto, è un gruppo di condivisione, di arricchimento, e quindi siamo qua apposta per crescere insieme. Quindi io vi do ovviamente tutta una parte, diciamo, di contenuti e competenze, ma è assolutamente aperta la condivisione per insomma, sciogliere dubbi, riflessioni, eccetera, eccetera. E quindi dicevo, allora, ciò che in realtà permette di avere anche un metodo chiave in mano alla fine è quello anche di fare esperienza, cioè serve fare esperienza, e infatti durante il master faccio fare esercizi pratici. Esercizi di condivisione, faccio fare simulazioni in modo che, ripeto, quando la persona esce ha già un suo programma e anche un modello nuovo di lavoro. Questo, ad esempio, ha permesso a Patrizia, insegnante di yoga, che ovviamente ha appena finito il master, di non solo cambiare il suo modello di lavoro, ok? Ma di diventare veramente molto molto più efficace, quindi di distinguersi rispetto a tantissime altre insegnanti di yoga, lavorando per ANDOS, che è l'Associazione Nazionale delle Donne Operate al Seno, ok? Quindi vi permette, ripeto, di anche distinguersi e di differenziarsi rispetto a tanti altri professionisti. Quindi questa, diciamo che è un po' in sintesi, ho cercato di andare veloce e di darvi un po' diciamo, di informazioni, insomma così lampo adesso iniziali,
È tutto, ripeto, quello che riguarda questo progetto che, ripeto, va oltre alla sola, fra virgolette, anche frequentazione del master, perché il master ovviamente è lo step per cui diventare specializzati, ma chi vorrà effettivamente poi entrare e fare il master entrerà anche proprio in una rete di professionisti e quindi in un portale di professionisti che un domani, ma in realtà subito, subito, cioè il domani in realtà è domani, ok, verrà veramente riconosciuto come esperto e come fare la differenza rispetto a tanti tanti altri. Io, ripeto, sono stata abbastanza veloce, però credo di, insomma, avervi lasciato intanto una base, perlomeno di conoscenza, e ci vediamo presto.